Quarta frase, disciplina mentes et corpora frangit. Qui devo concordare con disciplina, che è un nominativo. La disciplina indebolisce le menti e i corpi. Devo concordare questo, devo concordare l'aggettivo con il nominativo, disciplina. E anche qui ho un aggettivo della seconda classe a due uscite, uno per il maschile e uno per il femminile. Mollis. Ovviamente, trattandosi di nominativo, sceglierò mollis. Mollis disciplina, mentes et corpora frangit. Una disciplina non rigida, cioè molle, indebolisce le menti e i corpi. La mente e il corpo, diremmo noi in italiano. Passiamo alla 5, alla frase numero 5. Hominum vizium invidia est. Il soggetto è invidia, quindi l'invidia è un vizio. E qui dobbiamo concordare con vizium, che è ovviamente un nominativo, communis, comune, aggettivo della seconda classe, ha due uscite, una per il maschile e femminile, communis, e una per il neutro. Poiché vizium è un nome neutro, sceglierò la forma in e, quindi comune. Passiamo alla sesta frase, in locis luporum latebre sunt. La traduzione provvisoria è questa: nei luoghi, e qui devo inserire l'aggettivo che è concordato con locis, ci sono le tane dei lupi. Dove si nascondono i lupi? In silvestribus locis. Qui ho un aggettivo della seconda classe a tre uscite: silvester, silvestris, silvestre. Le tane dei lupi, luporum latebre, sono nei luoghi boscosi, cioè nei boschi. E arriviamo alla fine, flumen rodanum lenitate in mare influit. Il soggetto è il fiume Rodano. Il fiume Rodano influit, cioè sfocia in mare, nel mare. Come, in che modo? Lenitate. Abbiamo qui un ablativo da lenitas lenitatis, con dolcemente, con dolcezza, no? E con questa parola all'ablativo dobbiamo concordare incredibilis, incredibile, che è un aggettivo della seconda classe, ha due uscite, una per il maschile e femminile, incredibilis, e l'altra per il neutro. Ovviamente sceglierò la parola, l'aggettivo concordato all'ablativo singolare, incredibili lenitate, con straordinaria lentezza.